Ben trovati adentro la notizia. La nostra consueta rassegna stampa, come sempre, vedremo quelli che sono i titoli principali per i quotidiani locali di oggi: quelli su carta stampata, naturalmente, ehm, ovvero. Eh, la provincia e il messaggero i due maggiori quotidiani locali poi come sempre andremo a vedere anche gli argomenti trattati dalla stampa telematica quella locale e quella nazionale. Eh, cominciamo allora, cominciamo a vedere quelli che sono appunto gli argomenti principali. Partiamo eh, dal eh, quotidiano La Provincia che titola su questo, su questo argomento eh, dell'allarme truffe agli anziani questo è il titolo eh, principale per il quotidiano la provincia. Il Comune mette in guardia dai soliti raggiri, c'è chi si spaccia per dipendente dei servizi sociali per offrire cure. Questo il titolo. Vediamo anche il titolo nella pagina interna, truffe agli anziani, il comune lancia l'allarme. Il Pincio mette in guardia le persone da raggiri sempre più frequenti. Il sistema è sempre lo stesso: si spacciano per dipendenti dei servizi sociali e offrono cure a domicilio. Questo eh, è quanto scrive il eh, quotidiano, eh, quotidiano La Provincia, um, mentre eh, noi eh, su questo oh, argomento andiamo a vedere appunto, anche il servizio che abbiamo realizzato. Vediamo. Suonare al campanello di poveri anziani intorno alle 20.30 e offrire cure assistenziali a domicilio, spacciando per personale dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Civitavecchia. Questa la denuncia è effettuata da alcuni anziani e dai loro familiari direttamente alla responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Pincio, che subito mette in guardia i civitavecchiesi dalle possibili truffe. Nessun operatore comunale, sottolineano, si presenta nelle case alle 20.30. Anzi, quanti necessitano di assistenza per richiederla devono recarsi presso l'Ufficio Ufficio Servizi Sociali e presentare apposita domanda. Il personale dell'ufficio si presenta a domicilio degli anziani solo a seguito di presentazione della domanda di assistenza domiciliare da parte dell'interessato. Lo avverte telefonicamente della visita, concordando giorno e ora. E si presenta munito di apposito tesserino di riconoscimento. E invitano chiunque abbia segnalazioni relative a casi anomali a contattare i numeri 0766 590601 e 0766 5906

dalle 9 alle 12.00. Del caso, inoltre, si sarebbe già stato presentato un esposto alle forze dell'ordine, ma le segnalazioni di probabili truffe e danni dei cittadini non si fermano qui. Su Facebook c'è chi invita Chiese a diffidare di persone che in questi giorni stanno girando porta a porta per vendere nuovi contratti per l'energia elettrica e se non si apre loro la porta dedicandogli del tempo pensano bene di staccare la luce degli appartamenti, ma non mettendo direttamente le apposite levette dei contatori, che si trovano in ogni stabile È, affermano sul social network, un fatto gravissimo. E questo dunque, questo allarme lanciato appunto dal mh, comune eh, per, questo, mh, per questa sorta di raggiri appunto che eh, circolerebbero in città, gente che si spaccia appunto per, eh, per dipendenti dei servizi sociali, e in realtà non lo sono affatto. Diversa invece l'apertura per quel che riguarda il quotidiano Il Messaggero, andiamola a vedere perché si parla ancora di Movida. Movida pre prevenzione anticipata, questo il titolo del quotidiano Il Messaggero. Serpen dice non vogliamo più fronteggiare situazioni di violenza e vandalismo, Perello, eh, se si fa una politica a favore di pochi residenti si allontanano i giovani, questo è appunto quanto scrive il mh, quotidiano oh, Il Messaggero per quel che riguarda eh, la sua apertura, che poi riporta appunto anche eh, un'altra eh, notizia Uh, per uh, il titolo centrale, quella che riguarda il degrado a San Gordiano e Boccelle, dove c'è una vera e propria guerra. A questo punto, al degrado, tagliate le erbacce nei giardini pubblici, sistemate le perdite idriche e l'illuminazione, questi lavori appunto che sono stati fatti appunto a eh, San Gordiano. Vediamo invece che cosa propone sempre per quel che riguarda naturalmente le altre notizie il quotidiano La Provincia, perché ad esempio d'apertura troviamo questo eh, titolo oh, sul porto con eh, una nuova era per i servizi tecnico nautici Nerli condivide le proposte eh, di Monti e questo appunto è quanto scrive eh, il quotidiano eh, la provincia con eh, Francesco Nerli, peraltro anche lui è stato presidente dell'autorità portuale di eh, Civitavecchia e che adesso appunto eh, invece sostiene queste proposte che vengono dall'attuale presidente dell'autorità portuale Pasqualino Monti eh, per i servizi tecnico-nautici. Eh, Ma si parla naturalmente anche di altri argomenti, tiene banco ad esempio ancora eh, la questione Traiano con la Fondazione Cassa di Risparmio di eh, Civitavecchia, che mh, appare pronta a fare un passo indietro. Traiano, la CGL dice mai al privato questo è il titolo scelto dal quotidiano eh, il messagge, eh, scusate, eh, la provincia. Vediamo il titolo infatti il Traiano Resti Pubblico, questo è quanto scrive eh, il eh, messagge, eh, la provincia, eh, la CGL fa sapere che non sarà indifferente, ci opporremo all'ipotesi di una vera e propria privatizzazione. Ha detto allo studio della Commissione Cultura Un'idea di Moscherini che vedrebbe l'amministrazione comunale intenzionata a creare una fondazione per la gestione. Questo è quanto emerge appunto eh, da mh, questo dibattito ancora molto acceso, molto aperto sulla eh, questione eh, traiano, un dibattito che peraltro è nato eh, proprio dalle Colonne del quotidiano La Provincia, poi naturalmente si è sviluppato su uh, tutti gli altri media e che poi ha coinvolto uh, naturalmente tutti, eh, compreso appunto il segretario della CGL Cagliazza che eh, appunto eh, dice che il Traiano deve restare pubblico. Sentiamo perché in questo servizio. Sul caso Traiano il responsabile Confcommercio Tullio Nunzi chiama in causa sindacati, partiti e movimenti fino ad ora rimasti in silenzio sull'argomento e la CGL Roma Nord Civita Vecchia risponde all'appello. La cultura, unitamente alla scuola, all'università e alla ricerca costituiscono come la sanità, il welfare, l'insieme dei servizi pubblici, beni comuni, fondamentali e non disponibili a logiche di profitto di privati e di libero mercato. Motivo per cui, nel momento in cui dovesse verificarsi la concreta possibilità di privatizzare la gestione del Traiano, il segretario generale della CGL Cesare Cagliazza promette: La CGL non sarà indifferente e si opporrà a ipotesi di vera e propria privatizzazione del teatro traiano, esprimerà tutte le iniziative necessarie per mantenere il carattere pubblico della più importante e visibile espressione culturale cittadina, anche in questo caso in difesa delle decine di posti di lavoro e a salvaguardia dell'interesse generale di un territorio che per guardare al futuro non può declassare la cultura a costo da tagliare per fare cassa. Il segretario generale della CGL chiede all'amministrazione comunale di promuovere un confronto di merito con le parti sociali e tutti i responsabili del teatro per ridurre le spese attraverso necessari interventi di razionalizzazione e riorganizzazione. Appellandosi poi alla sensibilità di quanti nell'amministrazione comunale, malgrado la contingente necessità di far quadrare i conti e bilanci, ancora vogliono agire con un profilo minimamente di sinistra. La cultura, ha detto Cagliazza, non può essere considerato un costo da comprimere, bensì un possibile volano di sviluppo per il territorio. E sulla possibilità di affidare la gestione del Traiano alla Fondazione Cariciv o ad altri tipi di fondazioni, come quella istituita dalla precedente amministrazione guidata da Moscherini, sarebbe allo studio della Commissione Cultura proprio la delibera con cui l'ex sindaco aveva dato via a una fondazione di cui l'attore principale era proprio l'amministrazione che si sarebbe dovuta preoccupare di cercare altri partner. Una delibera che la Commissione, prima di dare l'ok ok alla revoca in Consiglio Comunale, ha chiesto di studiare approfonditamente in quanto alcuni membri della stessa, come dichiarato dal presidente Paola Ritastella, avrebbero detto di avere delle proposte da portare all'attenzione dell'organismo, e fra le idee potrebbe esserci quella di mantenere la Fondazione, targata a Moscherini, solo ed esclusivamente per le cure del Traiano e non della cittadella. E questa dunque la mh, situazione per quel che riguarda il Traiano con eh, la presa di posizione anche da parte della eh, CGL. Andiamo a vedere invece quelli che sono naturalmente anche gli altri argomenti, sempre sui due maggiori quotidiani locali. Eh, torniamo sulla pagina del Messaggero che titola su eh, questa notizia che riguarda la uh, Convenzione eh, Enel. Questo è il titolo del quotidiano Il Messaggero. Convenzione Enel mh, e opere. Compensative, De Paulis eh, dice: l'accordo c'è, ma non si vede questo è appunto quanto scrive il quotidiano il eh, messaggero, mentre c'è un'altra notizia che viene riportata appunto sempre sulla pagina del quotidiano il messaggero, ovvero eh, questa che riguarda eh, l'aste e i fallimenti tra un mese, il nuovo elenco dei eh, professionisti, questo il titolo per quel che riguarda naturalmente il eh, tribunale, argomento questo che troviamo anche sulla pagina del quotidiano eh, La Provincia con il eh, titolo appunto eh, nuovo elenco delle vendite immobiliari naturalmente per quel che riguarda il Tribunale, titolo che troviamo poi nella pagina interna eccolo qua a eh, Tribunale il nuovo eh, elenco delle vendite immobiliari stilato dal Presidente Brunazzolini era stato al centro di forti polemiche ricorda eh, questo articolo della eh, provincia perché in effetti eh, questa, eh, questa situazione delle vendite immobiliari con eh, questo elenco di avvocati e dove in pratica eh, c'erano sempre gli stessi avvocati che eh, prendevano questo incarichi incarichi che in alcuni casi sono anche di eh, svariati, eh, svariate centinaia di migliaia di euro ehm, e c'era stato appunto l'intervento dell'ex presidente del Tribunale Mario Almerighi che cercava di fermare questa eh, situazione. Questo aveva creato naturalmente delle forti polemiche interne al Tribunale stesso. Oggi arriva questo nuovo elenco stilato dal presidente facente funzione Bruno Azzolini. Ma sentiamo il servizio su questo argomento. Il Tribunale ha stilato il nuovo elenco dei professionisti che dovranno provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Quell'elenco è stato al centro di un vespaio di polemiche al Palazzo di Giustizia di Via Terme di Traiano che ha visto protagonisti il Giudice delle Esecuzioni Immobiliari, Paola Romana Lodolini, e l'allora Presidente del Tribunale Mario Almerighi. Il nuovo presidente facente funzioni, Bruno Azzolini, il 10 maggio scorso ne ha scritto uno nuovo di zecca, corredato da un documento di tre pagine dove spiega i criteri di scelta degli avvocati. C'è un passaggio di quel documento, soprattutto, che sostanzialmente ricalca quanto era già stato scritto da Almerighi e che fa riferimento al fatto che non si possono dare incarichi sempre agli stessi avvocati, cosa che era stata più volte oggetto di richiamo da parte di Almerighi nei confronti della collega Lodolini. Oggi Azzolini scrive Trattandosi di operare una scelta di professionisti ausiliari del giudice, debba essere dato primario rilievo al criterio fiduciario, con la sola necessità che sia rispettata un'equa distribuzione degli incarichi, cioè proprio quello che Almerighi rimproverava alla giudice Lodolini. Il giudice Azzolini poi conclude il suo documento, formando l'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita, valevole per un triennio a decorrere dalla data del 30 giugno 2013, ed invita i presidenti dei consigli dell'ordine di professionisti interessati a far pervenire eventuali osservazioni entro il 10 giugno prossimo. Questa dunque è dunque la situazione per quel che riguarda appunto il Tribunale con eh, mh, questo nuovo elenco appunto come è sentito stilato dal presidente facente funzioni eh, Bruno Azzolini. Vediamo oh, gli altri eh, argomenti, ad esempio per quel che riguarda il quotidiano La Provincia eh, troviamo eh, questa questione che riguarda eh, Città eh, Pulita con eh, il nuovo eh, liquidatore eh, Valentinis che punta sulla collaborazione. Così scrive il quotidiano, eh, il quotidiano mh, La Provincia. Incontro tra il liquidatore e i sindacati, questo è il titolo scelto appunto dal quotidiano La Provincia. Vediamolo anche nella pagina interna. Questo titolo, eh, Città Pulita, punta sulla collaborazione. Ieri il liquidatore ha incontrato le organizzazioni sindacali. Svevo Valentini si dice: C'è voglia di camminare insieme. Questo eh, è quanto scrive appunto la uh, provincia su questo uh, argomento mentre eh, sempre sulla pagina, uh, sulla prima pagina della, uh, della provincia si parla anche eh, del, mh, della, questione, eh, della questione della a scuola di via Don Milani, investimento da un milione a favore delle scuole, tutto questo naturalmente nasce eh, dalla situazione della scuola di via Don Milani. I socialisti fanno il punto sugli interventi messi in programma dall'assessore Alvaro Balloni che naturalmente è espressione del Partito Socialista. Il restyling eh, partirà. Eh, a giugno dalla Don Milani appunto e coinvolgerà altri quattro edifici. Vediamo questo titolo anche nella pagina interna: eccolo qua. Un milione per mettere a norma le scuole. Questo è quanto titola la provincia. Il Partito Socialista Italiano rilancia l'attività dell'assessore Alvaro Balloni. I lavori partiranno eh, a giugno dalla Don Milani. Poi il restyling riguarderà altri quattro plessi. E questo eh, è quanto scrive la provincia su questo argomento. Ma entriamo meglio nel dettaglio di questi interventi che dovranno riguardare gli istituti scolastici cittadini con il servizio che andiamo ad ascoltare. Vediamo. Lavora in silenzio, queste le parole della sezione del PSI di Civitavecchia a commento delle polemiche sollevate riguardo la messa in sicurezza dell'Istituto di Via Don Milani. A chi lamenta un non interesse dell'amministrazione nel riqualificare in tempo la struttura, la sezione ha risposto. L'assessore all'edilizia scolastica Alvaro Balloni ha iniziato a lavorare da tempo con tenacia e determinazione, occupandosi costantemente della manutenzione ordinaria delle scuole e della messa a norma di edifici scolastici sotto il profilo igienico sanitario e dell'adeguamento alle norme di sicurezza antincendio. Un lavoro con molti oneri e che porta sicuramente poca pubblicità, arrivato alla ribalta delle cronache per il caso Don Milani. Inoltre ha proseguito la segretaria del PSI, l'assessorato lavora alla redazione di un piano di intervento per l'anno 2014 per estendere gli interventi ad altri plessi, con l'obiettivo di porre in sicurezza nel quinquennio l'intero patrimonio edilizio delle scuole. In via Don Milani i lavori partiranno a giugno e dopo si proseguirà con altri quattro edifici degli istituti comprensivi, con una spesa di circa un milione di euro. Si lavora in modo sistematico e accorto sui problemi di agibilità e sicurezza delle scuole cittadine, ha concluso, per superare le situazioni di criticità irrisolte da anni. C'è anche chi lavora in silenzio e ha comunque a cuore le sorti della città. E questa dunque è la, la situazione per quel che riguarda appunto le scuole cittadine. Andiamo ancora su uh, altri argomenti, sempre sulla pagina del quotidiano La Provincia, perché ad esempio si parla anche di eh... Del Consiglio Comunale che è in corso di svolgimento, peraltro oggi a Civitavecchia, ehm, il Consiglio affronta il tema dei precari dell'Asl Roma F. Questo appunto il titolo si riunisce appunto oggi la Massima Assise eh, Cittadina. Possiamo vedere il titolo anche nella pagina interna del quotidiano eh, La Provincia. Eccolo qua: eh, precari eh, dell'Asl Roma F. Se ne parla in Consiglio. Questo il eh, titolo. La Massima Assise Cittadina affronterà i problemi dell'Asl. Sanità territoriale, questo appunto è quanto scrive ancora il quotidiano, ehm, il quotidiano La Provincia. Eh, andiamo invece adesso sulla pagina del quotidiano Il Messaggero per eh, vedere invece eh, un'altra eh, notizia eh, che. Eh, ci apre in un certo senso le notizie che arrivano eh, dal eh, comprensorio oh, perché c'è eh, questo titolo: Dello Short Film Festival in streaming eh, mondiale. Questo eh, è quanto scrive il messaggero. In questo titolo, per questa iniziativa che si terrà a Tolfa, ed è un'iniziativa ehm, anche questa eh, sponsorizzata dalla eh, Fondazione Cassa di Risparmio di eh, Civitavecchia. C'è stata la presentazione. Appunto di questa iniziativa, eravamo presenti con eh, le nostre eh, telecamere, i nostri microfoni e il nostro Riccardo Fondi. Vediamo. Ancora insieme per la cultura, quali sono le caratteristiche di questa intesa e di questa sinergia? Beh, credo che sia una intesa che ha come scopo, come finalità, quella di porre, di porre al centro la cultura e soprattutto iniziative importanti di livello: Locale, ma anche di livello nazionale e internazionale, come questa. Quindi è una promozione proprio degli eventi, ma degli eventi intelligenti, eventi culturali e di aggregazione sociale. Io vorrei sottolineare, oltre al sostegno enorme della Fondazione, perché ovviamente partecipe e soprattutto ci supporta. In tutto anche la presenza di questa associazione, la Civita Film Commission, che sarà protagonista insieme al Comune di Tolfe e ad altri di questo evento. Che come dicevo ha una caratura di carattere internazionale. Abbiamo raccolto veramente i cortometraggi che provengono da tutto il mondo e saranno nove giorni tematici che affronteranno ogni sera un argomento specifico e daranno modo sia agli appassionati di cinema, ma non solo agli appassionati di cinema, di poter assistere al meglio che ha offerto e che offre la cinematografia italiana. Quindi da questo punto di vista l'invito da parte mia a venire a Tolfa e a partecipare a questi nove giorni, che saranno nove giorni intensi. Ma che regaleranno a Tolfa sicuramente una centralità mediatica e soprattutto un'opportunità non solo ai Tolfetani, ma a tutti quelli del territorio che vorranno partecipare e assistere a questa manifestazione. Tolfa Short Film Festival, perché la Fondazione ha scelto di aderire a questo evento finanziandolo? Ma la Fondazione riceve dei progetti e laddove li ritiene validi li finanzi. Questo già l'altro anno è stato finanziato dalla Fondazione e devo dire con grosso successo e soddisfazione da parte della Fondazione proprio perché ha potuto notare la professionalità con cui è stato portato avanti questa, questa manifestazione. Eh, Quest'anno addirittura eh, è un po' più ampia, come non, non si limita soltanto al cinema, corto come l'altro anno, ma va negli, a spaziare la cultura in senso generico. È un fatto importante, un fatto che sicuramente è destinato a crescere, e quindi la Fondazione non poteva non essere vicino a queste iniziative che portano sempre di più la cultura nel nostro territorio, nel territorio di competenza della Fondazione, che poi quello è il fine che noi chiediamo, a prescindere da ogni altra considerazione. Questo dunque, quanto si vedrà appunto per questo short film festival eh, a Tolfa. Restiamo comunque sempre nella, eh, nel comprensorio per andare a vedere naturalmente quelle che sono le altre notizie. Si parla ancora logicamente di elezioni a Santa Marinella per eh, quel che riguarda eh, il Corigliano la provincia, elezioni Renzo Barbazza fuori dal Consiglio Comunale, questo il titolo scelto dal quotidiano la provincia, Santa Marinella i nuovi conteggi lasciano fuori il leader della sinistra, vediamo il titolo anche nella pagina interna, eccolo qua Barbazza fuori dal Consiglio Comunale a Santa Marinella dal controllo dei voti, il leader della sinistra non siederà nel parlamentino in queste ore riunioni in vista degli apparentamenti, intanto il popolo della città esulta per il risultato, questo eh, è quanto scrive appunto il quotidiano la eh, provincia per quel che riguarda le elezioni amministrative a Santa Marinella. Altra notizia che troviamo sulla pagina della eh, provincia è questa di cronaca giudiziaria. Siamo a Fiumicino e parliamo dell'inchiesta sulla Porto Concordia sotto Torchio, Bella Vista Caltagirone. Questo è il titolo del quotidiano La Provincia. Andiamo anche qui a vedere appunto il titolo nella pagina interna. Porto Concordia interrogato Caltagirone. Questo è il titolo. L'imprenditore, ascoltato per oltre sei ore dal pubblico ministero del giudice, accompagnato dai suoi legali, il professionista avrebbe fornito interessanti indicazioni relativamente al flusso di denaro utilizzato per la realizzazione dell'opera, difendendosi però dalle accuse a suo carico. Ma cerchiamo di eh, capire di più di come è andato questo interrogatorio, lo facciamo attraverso il nostro servizio. Vediamo. Abbiamo un problema di audio per quello che riguarda il servizio sul, ehm, su questo interrogatorio di Francesco Bellavista Caltagirone che, eh, come sapete, è stato arrestato nell'ambito di una indagine definita eh, mare mosso dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia che ha portato appunto all'arresto eh, dell'imprenditore romano e di un suo stretto collaboratore. Ma mi fanno tacere dalla regia che forse adesso abbiamo risolto i problemi eh, di eh, carattere eh, tecnico o per quello che riguarda l'audio. Di questo servizio, vediamo se è pronto e se possiamo appunto sentirlo. Circa sei ore sotto torchio, tanto è durato l'interrogatorio di Francesco Bellavista Caltagirone, arrestato a marzo nel caso riguardante la realizzazione del porto turistico di Fiumicino. L'imprenditore si è presentato nell'ufficio del sostituto procuratore Lorenzo del giudice intorno alle 10 di lunedì mattina ed è stato sentito dallo stesso pubblico ministero fino a circa le 4 del pomeriggio. Un interrogatorio fiume, si diceva, dove sono stati toccati praticamente tutti i punti caldi dell'indagine. Naturalmente sia l'interrogatorio, passato del tutto sotto silenzio, tanto che se ne è avuta notizia soltanto oggi, che quanto Bella Vista e Caltagirone avrebbe raccontato agli inquirenti è tenuto sotto un riservio molto stretto. Quello che emerge però è che nelle sei ore di interrogatorio Bella Vista Caltagirone avrebbe toccato quasi tutti i punti che la procura della Repubblica di Civitavecchia gli contesta e che ha portato all'ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice per le indagini preliminari Chiara Gallo per lui e per un suo stretto collaboratore Emanuele Giovagnoli. Entrambi sono finiti in manette nel marzo scorso per frode nelle pubbliche forniture e appropriazione in debita, mentre a caltagirone è anche contestato il reato di trasferimento fraudolento di denaro a terzi. E a quanto pare è proprio su quest'ultimo punto che si sarebbe concentrato principalmente l'interrogatorio del dottor del giudice. L'indagine Mare Mosso, così battezzata dalla magistratura inquirente, è infatti ancora in corso e si starebbe concentrando principalmente sul percorso che hanno fatto le grosse cifre di denaro, 35 milioni di euro circa, utilizzate per la realizzazione del porticciolo. Il pubblico ministero del giudice avrebbe insistito molto su questo punto specifico dell'inchiesta e a quanto pare Caltagirone si sarebbe difeso, grazie anche ai suoi legali presenti naturalmente all'interrogatorio, sul suo ruolo specifico, ma nello stesso tempo avrebbe fornito elementi interessanti affinché la magistratura inquirente possa arrivare a capire il percorso del flusso di denaro per quanto avrebbe già scoperto la percula quel denaro sarebbe su conti correnti in Lussemburgo intestati a una società con sede nell'isola di Cipro questo dunque è il quadro di questa indagine molto importante che sta portando avanti appunto la Procura della Repubblica di Civitavecchia e che riguarda appunto questo porto Concordia dell'imprenditore Francesco Bellavista Caltagirone. Andiamo a vedere a questo punto invece quali sono le notizie sportive riportate dai due quotidiani. Eh, dai due quotidiani mh, locali. Andiamo sulla pagina del quotidiano La Provincia che eh, titola sul Civitavecchia Calcio. Eh, con il eh, titolo oggi il primo incontro con gli under locali, questo in vista naturalmente della prossima eh, stagione e poi ancora eh, il campionato di eh, promozione invece con la compagnia portuale salta ancora la data d'inizio dei playoff, questo appunto è quanto scrive anche il quotidiano eh, il quotidiano La Provincia, eh, notizia questa che troviamo anche sulla pagina del quotidiano Il. Messaggero, andiamo infatti a, a vederla, eccola qua, CPC, calcio in campo per i playoff forse il 9 giugno, questo è quanto scrive ancora il quotidiano Il Messaggero, che poi riporta anche questa notizia di basket con il Pirgi che cerca questa sera il riscatto contro la Lazio. Un titolo anche questo che troviamo sulla pagina del quotidiano La Provincia, eccolo qua. Pirgi eh, in casa del Petriana per gara 2 eh, di finale. Stiamo parlando, naturalmente, dei playoff del campionato di Serie D. E poi, un'altra notizia ancora per quel che riguarda il calcio: una notizia di un Civitavecchiese che sta avendo. Un bel successo fuori porta, naturalmente, anzi fuori nazione proprio perché gioca a Malta. Si parla di calcio e si parla di Ruggero che ha trovato a Malta addirittura il biglietto per l'Europa League. Il fantasista Civitavecchiese è corteggiato da Ostia Mare e Lupa, ma non ha ancora deciso il suo futuro prossimo perché appunto sta giocando a. A Malta, dove ha ottenuto con la sua squadra anche la qualificazione per l'Europa League. Vedremo naturalmente che cosa deciderà. Noi per ora ci fermiamo per il consueto spazio pubblicitario. Ci ritroviamo subito dopo per andare a vedere che cosa propongono i quotidiani telematici. A tra poco.